Ecco, buongiorno a tutti e a tutte. Io sono il dottor Max che oggi vi parla da Dar es Salaam. Dovevo venire al Serena Hotel, poi era un pochino di fretta e ho ripiegato, sono venuto al Grand Restaurant, che è dove c'è anche il casino qui a Dar es Salaam. Il manager Francesco è comunque italiano e quindi spero che la linea oggi funzioni bene. Mi sentite, vero? Allora, io darei i soliti 5-10 minuti, vatte, prenditi il tempo che vuoi per fare un breve aggiornamento su quello che sta succedendo, soprattutto sul mercato finanziario e delle banche. Dopodiché iniziamo il solito intervento. Faccio un saluto a tutti, naturalmente potete alzare la manina o comunque insomma intervenire, siete tutti collegati quando volete, ok? Grazie, prego Walter. Grazie Max, buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, la situazione si sta muovendo un pochettino, la situazione finanziaria in generale e quella delle banche. Faccio un breve riassunto di quello che è successo a partire dal fallimento della Silicon Valley Bank, che teoricamente doveva essere una banca molto molto solida che finanziava le start-up tecnologiche e invece si è dimostrata una banca fragile che ha trascinato con sé varie banche anche di dimensioni importanti che avevano investito in quei progetti. Il discorso del sistema bancario che sta vacillando segue una narrazione un po' particolare, nel senso che abbiamo visto che anche il fallimento del Credit Suisse, che è stato pubblicizzato in maniera molto molto blanda, in quanto è subito intervenuto UBS a salvarla, ci fa pensare che sia veramente un effetto domino del sistema bancario si stia realizzando, soprattutto con le grandi banche, perché se andiamo a vedere le realtà delle banche un po' più piccole, stanno dimostrando una solidità diversa. Quindi sono proprio i carrozzoni grandi che sono poi quelli che influenzano tutto il sistema finanziario, che vengono a crollare. In questa situazione, dove a voler pensare male si può dire che stiamo avvicinandoci sempre più a quel famoso grande reset che è stato preannunciato, ma a voler pensare semplicemente in termini economici invece, pensiamo all'andamento ciclico economico che ogni ciclicamente ha delle crisi, scoppiano le bolle speculative come è successo nel 2008 con Lehman Brothers, e diciamo che ci sono stati eventi diversi, la pandemia e la guerra tra Russia e Ucraina, che hanno rallentato lo scoppio, o stanno rallentando lo scoppio della bolla, che però è imminente, quindi è il momento giusto per correre ai ripari. Devo fare una notazione per quanto riguarda l'andamento del prezzo dell'oro ultimamente, perché era peraltro abbastanza previsto dagli analisti, dopo essere andato sopra i $2,000 l'oncia, se ci avete fatto caso, negli ultimi giorni c'è stato un calo del valore del prezzo dell'oro. Questo calo è nuovamente, perché l'avevo già detto, rispetto al 2021 e il 2022, è anomalo il calo del prezzo in un momento in cui c'è una richiesta di oro sul mercato internazionale, soprattutto da parte di Cina e India, che è in forte aumento. Quindi questo cosa significa? Sempre a voler pensare male, che qualcuno che deve ancora fare scorta di oro delle grandi potenze mondiali lo vuole ancora acquistare a un prezzo vantaggioso in attesa di una risalita molto molto forte.
Per parlare di previsioni a breve da parte degli esperti, dovrebbe rimanere su questo livello, può calare ancora di un pochettino nella prossima settimana, 10 giorni, ma poi dovrebbe ricominciare la salita naturale del suo corso. Quindi, come indicazione, potrebbe essere un buon momento se qualcuno sta ancora pensando se fare l'investimento o meno, potrebbe essere un buon momento per entrare nel mercato dell'oro. Sugli altri metalli, argento soprattutto e palladio, è un altro momento di quotazione bassa, molto più marcato rispetto all'oro. Il che di solito fa presagire una possibilità di recupero molto molto forte, quindi non dico speculativo, ma quasi. Però, come dico sempre nelle consulenze personali con chi è interessato ad Ovesta, i metalli preziosi, ma l'oro in particolare, non vanno visti come strumento speculativo, ma come investimento a medio-lungo termine, e sono sicurissimo che anche quegli altri metalli, cioè argento e palladio, che adesso sono, chiamiamo così, depressi, potranno dare delle grandi soddisfazioni. Ovviamente il bene rifugio per eccellenza rimane l'oro e non altri aspetti. Max, se vuoi, posso già lasciarti la parola. Certo, mi sentite? Sì. Benissimo. Allora, dunque, quando parlavi e hai parlato di esperti dell'oro, mi è venuta in mente una riflessione, no? Sapete, sono stato 20 anni in America, quando mi sono messo a fare un po' di ricerche sull'oro e anche sui consulenti, no? Presenti in America. Non, forse non ne ho neanche mai parlato. Praticamente ci sono dei consulenti che sono stati prestati, stati presi in prestito dal mercato finanziario. Anche in Italia funziona così. Prima fanno una carriera, diciamo così, o provano a fare carriera a Wall Street come broker o come qui si chiamano consulenti finanziari, no? Poi magari quando le cose cominciano ad andare male o magari si stancano, si buttano su, oppure capiscono i trucchi meglio di Wall Street e ripiegano sulla vendita dell'oro, il che in sé non c'è niente di male, ci mancherebbe altro, anzi meglio, perché fanno una cosa secondo me migliore, no? Dal punto di vista anche del servizio al cliente. Il consulente finanziario oggi purtroppo vende fuffa, mentre mi dispiace dire queste cose qui, però sapessi come funziona veramente Wall Street potrebbe essere altro che d'accordo con me. E l'unica cosa che poi quindi ho concluso è che loro da un lato si buttano sull'oro, però nella stragrande maggioranza dei casi ti vendono ILF, si chiamano così, no? Cioè sono aziende che sono aziende che operano nell'oro, che sono quotate in borsa e quindi suggeriscono l'investimento in queste aziende. E naturalmente, come si chiamano, Walter? ETF. ETF, scusate. E quindi queste aziende, un domani che c'è un crollo, anche loro saranno soggette al crollo. Stessa cosa vale per i Bitcoin, stessa cosa vale per tutte quelle aziende che sono quotate. Essere quotate significa essere presenti su uno dei listini del mondo, perché ce ne sono tanti. Alcune aziende sono locali, sono quotate soltanto per esempio in Italia, altre aziende sono quotate a Tokyo, sono quotate a Londra, sono quotate a Milano, sono quotate a Wall Street. Domani che c'è un crollo tutti perderanno e perdere vuol dire perdere il 30, 40, 50, tante volte il 100% delle azioni. Ma io vi racconto un episodio, vi racconto un episodio. Quando tanti anni fa per la prima volta a Firenze avevo l'attività e avevo qualche soldo da investire, feci un po' di ricerca di mercato e venne fuori
che la Moulinex stava andando molto bene, lo sapete, l'azienda che produce piccoli elettrodomestici, una multinazionale francese. Vi racconto questo episodio qui che dovrebbe essere troppo sintomatico, al 100%, chi vuol capire capisce. E decise di fare un certo investimento, per fortuna contenuto, in questa azienda, perché disse: è una multinazionale, sta andando bene, ha un nome garantito dal governo, perché era collegata al governo francese, male che vada, perdi qualche cosa, ma non può fallire. Ecco, detto fatto, mi ricordo se un anno o due anni dopo la Moulinex fallisce. Cioè, io parlai anche con questo consulente con il quale ero in contatto all'epoca, non riuscì a darmi nessuna spiegazione. Un'azienda multinazionale, la Moulinex la conoscete tutti, no? E poi questa azienda qui, io ho perso tutto, no? Ho perso tutto, mi ricordo se erano all'epoca 7, 8 milioni, 10 milioni, qualsiasi tipo. Cifra per fortuna abbastanza contenuta, ma all'epoca erano sempre tanti soldi. È un'azienda che doveva essere quantomeno tripla B, sapete, no? Ne abbiamo già parlato. Sono le famose aziende di rating, no? Che ti danno poi quotazioni in base alla performance finanziaria. Come minimo sarà stata una BB meno, se non BB più. Quindi un'azienda di eccellenza. Di punto in bianco fallisce. Io ho perso tutto. Non c'è stata mica nessuna possibilità per me di recuperare niente. E a questo punto, perché vi ho raccontato questo episodio? Vi ho raccontato questo episodio, ora ci arrivo, riprendendo sempre quello che ha ricordato Walter della Swiss Bank, no? Della Valley Bank, della Silicon Valley Bank, fallita probabilmente perché finanziava progetti innovativi che non dovevano essere finanziati, perché erano contro l'interesse del nuovo ordine mondiale, secondo me, che non c'è nessuna ragione perché una banca di punto in bianco fallisca, non esiste, e questo mi è stato confermato anche da uno che è stato mi sembra un vice direttore, insomma un pezzo grosso all'American Express di New York. Non esiste che un'azienda, una banca fallisca anche quando è gestita male. Poi non feci altre domande, non mi voglio rispondere a nessun'altra domanda, eravamo amici, colleghi a Rotary, no? Perché sono stato rotariano. E quindi di punto in bianco fallisce la Silicon Valley Bank, ma prima bisogna ricordare che è fallita la FXT, che era la seconda azienda di raccolta di monete digitali al mondo. Anche questa è una cosa impossibile che succeda, perché com'è possibile che di punto in bianco un'azienda sponsorizzata da Bill Clinton fallisce? Allora, arrivo a dove voglio arrivare. Credit Suisse Bank. Allora, io mi sono permesso, andatevi a riascoltare le registrazioni di un anno fa. Un amico disse: guarda che io ho messo i miei soldi investiti in Svizzera, in un cavò, in un banco metalli in Svizzera, che addirittura mi hanno detto sono garantiti dalla banca di Stato Svizzera. E io gli ho detto: io questa cosa qui non l'ho mai sentita, ma sei sicuro? Guarda, non ho ancora fatto ricerche e quindi non ti posso dire. Ma io, una cosa che la banca centrale svizzera possa garantire un deposito di una banca privata, comunque sia privata svizzera, boh, io cado dalle nuvole, perché secondo me non esiste nella maniera più assoluta, anche quando te le depositi all'interno della banca centrale svizzera, perché non ricordiamoci che comunque una banca privata. Quindi queste garanzie di Stato non esistono, ve le dovete dimenticare. Non esiste, l'Italia non è una nazione, è una società privata. Io non so più come dire queste cose. Rispondono a interessi diversi. Ma arrivo al punto.
mi dicono, beh, a un certo punto Ovesta c'ha depositi di qui, c'ha depositi di là, c'ha depositi anche a Singapore, in Svizzera, poi dov'è quell'altro, a Monaco, dov'è quello in Germania, va bene. Ma insomma, dov'è tutta questa grande differenza? Accidenti se c'è la differenza, perché a Ovesta è configurata come fondo fiduciario, non è configurata come la Swiss Bank o i depositi, scusate, la Credit Suisse, in cui obbligazioni, come ci ha spiegato la volta precedente Walter Ma, Mark, ti abbiamo perso. Ah no, adesso sei tornato, ok. sono coloro che avevano comprato obbligazioni della banca hanno perso tutto. I crediti sono stati in un certo senso assorbiti da Non si capisce granché, non so se la copertura non è più così buona. Ti si sentiva spezzettato. che era la banca Max, no. Mi sa che è uscito per rientrare. Eccolo qua. allora mi sentite adesso? Adesso sembrerebbe molto meglio. Stavo dicendo che non esiste nessuna garanzia né governativa né di altro Sparito. No, infatti anche dal collegamento lo vedo sparito. Si sta ricollegando. Gli è morto il collegamento del tutto. Ah, no, eccolo qua. Non me le vogliono far dire queste cose, lo vedete? Non me le vogliono Adesso far ci sei. dire, no? Mi sembra abbastanza evidente. Dicevo che non esiste nessuna garanzia. Sì, il discorso interessava anche a me, è un peccato che la voce vada via. Solo per dire una cosa, ma forse si riferiva al fatto che queste aziende magari non hanno i cavò nel bilancio, questo magari qualcuno poteva dire questa cosa, cioè nel senso che non essendo in bilancio sono protetti, ma che lo Stato possa garantire questi metalli come una vera bufala. Infatti, sarà riferito ai depositi dei metalli, sicuramente questo è un suo pensiero, ma mi pareva si stesse riferendo invece a certe garanzie date proprio come banche, rispetto alla solidità delle banche, che è venuta meno e addirittura a livello di Svizzera, che in teoria dovrebbe essere proprio lo stato della banca,
per antonomasia, invece sta dimostrando delle fragilità legate a tutto il sistema. Pronto, mi sentite? Adesso sembra di sì, di nuovo. Ma forse era soltanto una sensazione. Max? Max? Ma per quanto riguarda l'oro, io penso che si garantisce da solo, no? L'oro è oro. Non Assolutamente è sì. una banca che può fallire. No, infatti, ed è proprio questo il grande valore aggiunto che ha l'oro, perché come diceva comunque un banchiere svizzero, solo l'oro è denaro, tutto il resto è credito. Ed era Ferdinand Lips che diceva questa frase, ne diceva anche un'altra, a dire il vero, eh. Fate quello che le banche fanno e non quello che le banche vi dicono di fare. E se lo diceva lui, aveva una grande saggezza e conoscenza dall'interno del sistema. Infatti, le banche cosa stanno facendo? Si stanno garantendo un incremento della riserva aurea. E Tutte le questo banche italiane. le banche del mondo, soprattutto quelle che intendono giocare un ruolo principale nel futuro scenario, chiamiamolo monetario, perché il fatto che attualmente stampare moneta sia uno sport molto diffuso e completamente svincolato dalle riserve e quindi dalla copertura poi delle Pronto, mi banconote sentite? che... Adesso sì, di nuovo. Pronto? Max? Mi sentite? Adesso sì, sembrerebbe di sì. Prova. Pronto? Il pronto l'abbiamo sentito, ma poi basta. Max? Eh sì, deve staccarsi. Stavo dicendo che il futuro dovrebbe essere, al di là che sia una o più valute mondiali, comunque quello di cui si sta parlando oramai da un po' di tempo è di una valuta probabilmente digitale, che però ha come copertura effettivamente l'oro. E questi sono discorsi che stanno facendo i colossi dell'economia mondiale, e Cina, India, Russia, Brasile e ce n'è un'altra che mi sfugge, hanno già in pancia una valuta digitale con l'oro sottostante, che mi viene sempre in mente Brexit, ma non si chiama Brexit. Vabbè, Brix. BRICS, esatto, Brasile, grazie. Russia, India, Cina, Sudafrica. Brinks. Ecco, e quindi se questa è la direzione, ovviamente per avere più potenza e più peso in un paniere, così come è successo quando è stato introdotto l'euro, chi era più forte non dal punto di vista delle riserve auree, ma dal punto di vista delle economie, è successo in Mi Europa. sentite adesso, Walter? Adesso sì, Ho adesso dovuto si risente spegnere e bene. ripartire. Vediamo un po' quanti minuti mi dà questo testa di cavolo di Ok, Telegram. speriamo te li Scusatemi, dia tutti. Sì. incavolato.
Allora, avete capito forse che queste cose qui non si possono dire. Io non so, tutte le volte arrivo sul più bello e mi interrompono. Non esiste. In collegamento sia con i mercati finanziari di Wall Street, sia con possono essere inventati nel corso di questi anni, né a livello governativo né a livello privato. L'unica cosa che può garantire il deposito di investimenti in oro è quando lo stoccate o a casa, con le problematiche che vi ho però ripetuto ormai tante volte, che sono scritte nel mio report, ricordo, leggetevi il report su aumentoperta.net, sono spiegate un po' più tutte le cose importanti, secondo me, che dovete capire, no? Prima di comprare l'oro, compratelo dove volete, l'oro dove volete, facciate la scelta. E l'oro depositato dove? Depositato all'interno di un fondo fiduciario. Ora, l'unico fondo fiduciario che io conosco è quello che in un certo senso rappresenta il dottor Walter Manca, perché non ne conosco altri. Può darsi che ce ne siano anche altri in Svizzera. Io continuo la mia ricerca. Per adesso nessuno di queste aziende con le quali sono entrato in contatto fino adesso, ormai 7, poi sono le principali in Svizzera, Max. Vieni silenziato. Max non si sente niente, eh? Prova probabilmente a ricollegarsi. Sentite? Adesso sì, di nuovo. Insomma, immagino che abbiate capito, no? È inutile che adesso, aspetta, spero che abbiate capito, perché tanto avete la linea di massima, no? Discorso delle garanzie, come è importante questo, capire che veramente si sta facendo. Valte? Sì, sì. Sentite? Mi senti? Sì, allora, avete capito quello che ho detto oppure no? Nell'insieme. Diciamo di sì, soprattutto se qualcuno aveva già assistito alla diretta, direi che ha capito il concetto che hai ribadito. Max? Mamma mia. Max, ti abbiamo perso. Come dicono in sala di rianimazione, lo stiamo perdendo. Max? Mi sentite? Max? Sì, adesso sì, di nuovo. Adesso sì, allora, di nuovo. C'è qualcuno che ha domande? Avete domande per caso? Nessuna domanda? Pare di no. Allora, allora una correzione a quello che ho detto 2 o 3 settimane fa. Mi devo scusare, ma avevo perso di vista un attimino le quotazioni dell'euro in relazione al dollaro. In effetti il dollaro è recuperato piuttosto bene sull'euro, e quindi tutto il discorso che dicevo del potere di acquisto Max di nuovo perso. Il discorso era probabilmente
riferito al potere d'acquisto dell'euro rispetto al dollaro? Allora sì, ci vediamo un po', via, concludo, dico questa cosa e... Max, allora mi sa che continuo io, che il rafforzamento del dollaro rispetto all'euro fa perdere potere d'acquisto, dato che la quotazione dell'oro è in dollari oncia. Questo era il discorso di Max, che però non vedo convinto. Max, non si sente niente, eh? Forse adesso allora si ricollega. Max, Sì, mi sentite? Mi adesso sentite? sì. Walter, chiudi te, tanto io non ce la faccio, via. Mi scuso e vediamo il prossimo sabato. Il prossimo sabato ho anche dei clienti, vediamo un po' se ce la faccio, ok? Faccio sapere. Ok, Tu ciao, poi ciao. naturalmente mi potete contattare in qualsiasi momento. Se la linea funziona, cose normali. Io lavoro con vocali adesso. Se avete le domande che mi mandate in vocale, io vi rispondo in vocale, va bene? Un saluto a tutti e buon fine settimana. Grazie, ciao. Ok, grazie Max. Grazie Max. Allora, per concludere, se ci sono domande, volentieri sono a disposizione. Altrimenti do già un'anteprima, nel senso che il sabato prossimo non sarò in collegamento perché sono in un posto dove non c'è assolutamente copertura per i cellulari e quindi e per internet e quindi non riuscirò a collegarmi. Dovrei riuscirci il sabato successivo, cioè già in giugno. Nel frattempo, oggi la diretta è durata un po' meno, siamo a 42 minuti di diretta, ma qualche argomento lo abbiamo trattato. Diciamo che questa è comunque sia una settimana abbastanza interlocutoria per quanto riguarda i mercati in generale. Si sta lavorando, il G7 probabilmente ci riserverà qualche altra sorpresa, la guerra in Ucraina non accenna a terminare, anzi sono ipotizzabili degli aumenti di investimenti in materiale bellico e quindi questo andrà a influenzare tutti i mercati. E in queste fasi conviene stare alla finestra a vedere quello che succederà, ma per quanto riguarda invece i metalli preziosi e soprattutto l'oro, in particolare l'oro, averne e mettersene da parte in momenti diversi vale sempre la pena perché, ripeto, nel medio-lungo termine ha sempre dato grandi soddisfazioni. Quindi, se non ci sono domande, io vi auguro un buon fine settimana e vi ringrazio della partecipazione anche questo sabato. Un caro saluto a tutti e buon fine settimana. Grazie, Grazie.